Bene, adesso andiamo a casa. Ora giriamo in via Baretti, Giuseppe Baretti. Giuseppe Baretti, ecco, abbiamo girato in via Giuseppe Baretti in questo istante e ci stiamo avviando verso Corso Massimo d'Azeglio. Corso Massimo d'Azeglio, qui bisogna dare la precedenza, per cui alla fine di via Baretti, angolo Corso Massimo d'Azeglio, in prossimità del controviale di Corso Massimo d'Azeglio stesso, ci fermiamo, guardiamo passare le macchine. Ecco, questo è così gentile che si ferma, grazie, molto gentile. Andiamo sul corso di Corso Massimo d'Azeglio e prendiamo alla sinistra, dove siamo costretti a fermarci a un semaforo rosso. In questo momento siamo fermi, mentre ecco che vediamo passare delle persone molto interessanti. Sono delle donne indiane vestite in sari con un bel bambino dentro la carrozzella. Purtroppo non posso farvelo vedere perché la macchina è fissata e allora sarebbe troppo complicato. Adesso sta passando un tamarro con il cane, i pantaloni mimetici. Ecco, è verde e riprendiamo il nostro cammino in corso verso Montevideo. Molto bene, ci vediamo allora dopo quando al percorso collinare. Grazie. Ecco che stiamo entrando in questo momento in Viale Tovez. Viale Tovez ai piedi della collina per poi imboccare Strada Valsalici. Traffico, diciamo che è abbastanza sostenibile. La situazione del traffico mi sembra normale in una sera come tante altre. Sono le ore 20 e 14 in questo momento. Ecco, continuiamo per Viale Tovez, stiamo seguendo una Fiat Palio Weekend color grigio metallizzato che effettivamente sta andando piano. E vai più forte, Madonna! Porca miseria, dai! Che facciamo qua? Minchia, stai a parlare in macchina, ma porca miseria! È una cosa pazzesca questa qui, guarda il volante degli italiani, sono una cosa incredibile, sono una cosa veramente impossibile! Non è possibile ed è una cosa incredibile, veramente, veramente incredibile, guarda, mi fanno incacchiare proprio. Tantissimo queste persone che pigliano la macchina, sembra che vadano in vacanza, chiacchierano, vanno ai 3 all'ora in mezzo alla strada. Cosa fa questo? Prende anche lui Strada Valsalice? No, meno male, se ne va dall'altra parte e noi imbocchiamo Strada Valsalice in questo istante. Passiamo davanti al ristorante Garden. Strada Valsalice è stata, ormai è bellissima perché è stata asfaltata di fresco. Ed è asfaltata in una maniera veramente superlativa. Siamo molto molto contenti di questa nuova sistemazione della strada Valsalice, strada che del resto io percorro 2 volte ogni giorno per recarmi in ufficio e tornare alla casa. Comunque adesso siamo all'altezza di strada Consortile del Ponte Verde, che è una bellissima stradina dove tra l'altro abita un mio vecchio zio che si chiama Jacopo, che è tantissimo tempo che non vedo, come del resto buona parte della mia famiglia, che peraltro è quasi tutta scomparsa, non che non li veda più, ma che sono morti. Quei pochi che ci sono non li vedo molto perché loro comunque non mi hanno mai cacato più di tanto, per cui non vedo perché devo cacare loro. Comunque, al di là di questo, ecco, ci stiamo arrampicando su per la collina, su curve tortuose, curve che se non sei abituato possono essere anche un po' pericolose perché hanno una pendenza straordinaria, veramente una pendenza straordinaria. Ecco che sto andando ancora in Strada Valsalice. Bene, adesso vi saluto e ci vediamo un po' più tardi quando saremo in Strada Maddalena. Grazie. Ed ecco che abbiamo imboccato finalmente Strada della Maddalena. Indipendentemente dall'altro pezzo della strada Valsalice, Strada Maddalena è stata finora soltanto grattata, o meglio grattugiata, ma non è stata ancora riasfaltata.
Sapete, questo inverno è stato durissimo, il gelo, la neve e il ghiaccio hanno reso l'asfalto praticamente una, come fosse un pezzo di rubiera. Adesso un coglione mi stava per venire dentro perché arrivando da una strada laterale non ha dato la precedenza. Comunque il Signore ancora una volta è stato gentile nei miei confronti e mi ha salvato la vita, che peraltro non è poi così importante, ma che comunque, essendo l'unica che ho, sarebbe interessante preservarla. Ecco che in questo momento stiamo passando davanti a uno dei più famosi ristoranti di Torino, il Bastian Contrario, che secondo me è veramente un posto un pochino inutile, perché si mangiano cose buone, per carità, però si paga tantissimo e sono quei tempi che corrono, la cadula è un po'... insomma i soldi sono pochi, e cosa volete che vi dica. Ecco che stiamo scendendo comunque sempre in strada Maddalena e stiamo per diciamo avvicinarci alla mia casa, la mia casa che si trova in strada Maddalena numero 20 interno 1. Comunque adesso sto scendendo ancora per questa strada, qui l'asfalto è un po' migliore, devo dire, non è più grattato, non è stato rifatto, però era stato rifatto l'anno passato e attualmente è in ottime condizioni, diciamo, non proprio ottimali, ma buone condizioni, ecco, si riesce ad andare abbastanza bene senza rovinarsi i sospensioni, senza rovinarsi i copertoni e tutte queste cose che, sai, ogni tanto la macchina serve fare un po' di manutenzione, diciamo, no? E quindi le strade brutte ti obbligano a fare più spesso la manutenzione di quando dovresti. Ecco, qui c'è una curva molto complicata, perché è una curva assolutamente a gomito che porta sempre più vicino alla casa. Ecco, adesso un piccolo diciamo rettilineo in discesa costeggiato da alberi centenari, ci avviciniamo sempre di più alla casa e qui c'è proprio la discesa nella piana di Revigliasco, diciamo, la piana di Revigliasco che si trova laggiù in fondo, vedete, là è proprio là, laggiù in fondo, dove appunto vedete i camosci, i caprioli e tutti questi altri animali che qui nel posti più selvatici, diciamo, abbondano. Ecco che stiamo sempre facendo la discesa, quindi bisogna fare attenzione perché la velocità ad aumentare e quindi si può perdere il controllo del mezzo. Ecco che stiamo arrivando, cominciando dalla fermata del numero 70, c'è l'ingresso dell'interno 1 dove abito io. Ecco che lo prendo, qui è una discesa un po' complessa, infatti d'inverno quando nevica bisogna prendere una certa velocità per evitare di slittare. Ma ora siamo ormai arrivati al cancello della casa ed ecco che in questo momento siamo davanti al cancello. Io afferro ora, come vedete, il telecomando, guardate, questo è il telecomando della casa e io, ecco che si sta aprendo il cancello finalmente. Il cancello si apre, il cancello tra l'altro mia suocera l'ha appena fatto aggiustare, forse ieri o l'altro ieri, non mi ricordo più bene. Comunque è così, adesso funziona perfettamente ed ecco che mi sto avviando all'interno del cortile. E vi ringrazio moltissimo dell'attenzione che avete avuto nei miei confronti. Ecco, la macchina è ormai spenta e io vi saluto, arrivederci. Ciao, arrivederci.